online, sì, stanno davvero in sinergia come lei ha sostenuto? No, io non ho sostenuto questo, anzi ho detto che cartaceo e web stanno cercando, è una convivenza difficile, ma una convivenza ineludibile. Devono imparare a stare insieme abbattendo quanto prima questo diaframma di incomunicabilità, perché stanno insieme, il giornale, la carta stampata non morirà mai a patto che saprà rinnovarsi, cioè capire che la notizia liquida, per così dire, data con immediatezza dalla rete, va poi capita, interpretata e commentata dalla carta stampata. Quindi sono perfettamente le due facciate della stessa medaglia dell'informazione. Allora, quello che si dice che il futuro è il computer, ma che cosa dice a proposito? Ma no, non dico di no, non solo perché, come mi piace ripetere, io sono un giornalista del Novecento della carta stampata. E c'era Marshall McLuhan, come sapete, che è stato uno dei grandi profeti della comunicazione, che diceva non solo che il mondo prima o poi sarebbe diventato un villaggio, ma l'altro rischio era che il mezzo diventasse esso stesso il messaggio. E questo rischio è vero, il computer è un mezzo, dovrà rimanere un mezzo, è l'otre, per così dire, quello che conta è la notizia, o per restare all'otre, il vino che c'è dentro. Ecco perché è importante la funzione del giornalista. Noi viviamo in un tempo, e ce lo ha raccontato anche stamattina il collega Christian Rocca, della globalizzazione, quindi della circolarità della notizia, ma il rischio è quello di fare una grande marmellata, di diventare da cronisti che appunto consumano le scarpe per andare sul posto e verificare la notizia a confezionatori di notizie. Diciamo che è un tempo di grandi novità, di grandi sfide, ma anche di grandi opportunità. Mi ha colpito quando ha parlato di pigrizia tecnologica. Eh sì, appunto, l'ho appena finito di dire. Il collega Rocca ha parlato di retorica delle scarpe. Io insisto, quando Tommaso Besozzi, vecchio inviato dell'Europeo, i carabinieri dissero che il bandito Giuliano era stato ucciso in un certo modo, Besozzi non ci credette, andò a verificare di persona e cominciò il suo famoso articolo sull'Europeo dicendo: di sicuro, il famoso caso Pisciotta, di sicuro c'è soltanto che è morto, no? E infatti era morto ammazzato dai carabinieri e non si era suicidato, come invece raccontavo. Quindi il giornalista deve sempre verificare la notizia andando sul posto e non confezionare notizie, comunicati stampa che altri portano sulla sua scrivania. Il rischio della pigrizia tecnologica è proprio questo, di rimanere in redazione dove siamo subissati da messaggi, comunicati stampa, confezionarli e darli ai lettori. No, da noi il lettore si aspetta un servizio completo e approfondito. La ringrazio.